Ok, c'ho già una donazione. Che poi Goku non è un po' troppo rosso. Ok che è limit break, tutto quello che vuoi, ma... è un po' troppo rosso. Non sono io l'artista. Allora, purtroppo perde Kamehameha con coso. Queste sono le stats full hub. Col buffer in turno. 200.000 death. Allora, diciamo che c'ha 30% di DR. Che con 200.000 def fai un po' come, che cazzo ne so, schifo, tipo. Vabbè, noi facciamo finta che la def non l'abbiamo vista, eh. Vediamo un attimo quanto riesce a caricare. Lui il 30% di DR non ce l'ha, quindi lui è ancora più inutile. Ah, c'è cioè il def più 80, cazzo, forte. Ah, devono essere tutti super. Allora, def 7-2. Ok. Prima special. Buffer in turno. Però, ok. 189, fammi vedere un attimo. No, no, ah, in the same turn dovrebbe essere, ok. Pensavo fosse nel team. Vabbè, va, quindi attualmente ce l'ha il 30% di DR. Come Link qua, una chiavica. 4,45. Vabbè, Link a Kamehameha qua. Vai, Goku, col 30% di DR e nemmeno 200.000 def col buffer in turno. Per dire, il Rare Summon... Tra l'altro c'ha più... anzi, il Rare Summon... Rare Summon, eh sì. No, questo è sempre di Diros, mi pare. Sì, sono tutti e due Diros. E... sono più forti di lui. E c'hanno resi Attack and Death all'infinito. E sono usciti l'anno scorso. Dov'è la Crazy Mentre 7? Alle 4. 6 milioni. E 5. 30% di DR. Lo dico giusto per... Sì, c'è cioè il crit garantito e un buff del 40%, ma... Puoi crittare quanto vuoi, ma basta un pugno di un Cell Max, ad esempio. Un esempio così proprio, o di un Brawler, che cavolo ne so, esplodi. 200.000 def ce l'hanno i Rare Summon Ability Free, tipo, appena li pulli. Cioè, che è sta roba? Tiriamo una special con Vegeta, giusto per cambiare un po'. Quello caricava 7 e qualcosa. Insomma. Io l'ho detto che Arte era il migliore. No, non c'è nessuno minimo di speranza. Domani questi saranno i personaggi, questo dovrete pullare e questo vi dovrete tenere. Ah, 184.000. Goku, ma sei troppo forte comunque. Devo mettere a ruota dopo Goku, metto. Così c'ho il buffer Goku. Ma in realtà Pandelo Goku Family, la... sto Goku fisico, indifferente. Colore di vantaggio. Terza fase della LVE. 5-7. Lead 200%, perché darsi che... Dio. E poi se fosse stato pure in un 170 non è che cambiava tanto. A livello di difesa faceva ancora più schifo. Mamma mia. Si sono proprio impegnati, eh. Sti personaggi se uscivano l'anno scorso ancora si potevano pure tenere, per gli eventi che c'erano ai tempi. Ma adesso... boh. Ripeto, il summon che esce adesso nuovo è più forte di sta roba. A livello di utilità. Pareri su Poco Merda Nuovo. Che c'è un video sul mio canale YouTube che ti descrive bene proprio alla perfezione di cosa ne penso.
Prima quelli della Bandai si stanno trattenendo a fare i personaggi, almeno a me sembra così. No, no, mo... più altro l'hanno fatto, non troppo forti, così la gente non ha i personaggi per fare gli eventi nuovi e deve pullare poi nei prossimi banner, sicuramente all'anniversario, per quello che uscirà. E questi giusto da collezione. Però comunque potevano fare qualcosa di giocabile. Cioè, attualmente io spero negli Yeza a sto punto. Spero che gli Yeza siano rotti. O almeno comunque si possono usare, che sta roba... Cioè, immagino dover giocare un Goku e Vegeta pure senza tutti e due insieme. 8 milioni, ok, cioè... Bravo te, Go, mi fai due specie, che arrivi 8 e mezzo. 8 milioni Vegeta, ok. Ma comunque non abbiamo risolto i problemi di Death. Ed è quello il vero problema. Cioè, io attualmente posso sperare, se prendo la specie da Vegeta pure alla fine, rischio pure di morire. È una tristezza incredibile. Oh, bello sto Goku con 100.000. Io lo metto perché c'ha 30% di DR, però. Ha preso una special che gli droppava la def. Una ne ha presa. È scomparsa la def. Con Pandele che buffa in duro. Lo so che è debuffato, ma 100.000 def il Cyberman ne ha di più. Ah, adesso ha subito i 7 attacchi e si è buffato del 40%. Ok, dopo quei 7 attacchi ti carica un po' di più, che con Vegeta saranno quasi 10 milioni. Ma ripeto, non ha risolto i problemi di Death. E ricordo che sono full hub sti due cose, eh. Abiti free saranno ingiocabili. Vi chiedono al minimo di ability. Boh, non lo so. Non saprei. Qua vediamo se Goku mi prende il settimo attacco. Vegeta ne deve prendere 5, mi pare. Poi dopo appena prende 7 switch in Vegeta. Ah, quando ha fatto 5 super attacco, ok. Uno li deve ricevere la... Cioè, Goku è stato pensato per tankare e Vegeta per fare danno. Goku non tanka, però Vegeta un minimo di danno lo fa. Non so questi sviluppatori cosa facevano mentre li hanno creati. Ancora non prende tutti gli attacchi. 7 milioni. Ma appena posso metto Vegeta prima. Ok, mo metto Vegeta qua e Goku lì. Perdo 265. Questo è dopo aver ricevuto i 7 attacchi. Se faccio così, non cambia un cazzo perché non c'ha link di difesa. Qua c'ha 30% di DR, che con la def che si ritrova fa schifo al cazzo. Io addirittura qui utilizzerei l'item, perché ho seria paura di prendere la specie. A parte che c'ho doppio int in turno, ma potrebbe farmi abbastanza male. No, Simo, non scambio Kamehameha perché voglio mettere questo Goku a buffare l'altro Goku. Non mi interessa scambiare Kamehameha. Avrebbe caricato mezzo milione in più. Non cambia tanto. Ecco, meno male che ho usato Traghetto. No, hanno fatto scarsi, ripeto, per non farvi fare gli eventi difficili. Così dovrete farli con personaggi per pullarli in futuro. La gente se li pulla per collezione, come ho detto. Non pensa e dice, oh, mi serve questo per fare una missione di Cell Max. Tra l'altro sono curioso di vedere Yeza. Se Yeza sono forti, ci potrebbe stare il pull solo per Yeza. Piuttosto che pullare sul banner nuovo, pullare su Yeza. Ok, mo mettiamo, facciamo così. 200.236. Per fortuna c'ho Draghetto, un po' safe sto. E comunque di media caricano 8-9 milioni se vogliamo considerare pure la passiva finale. Bella l'aura rossa che c'ho. Sembra tipo Kaioken. E mo Goku 7 attacchi. Ok, 11 milioni. Per carità, ci sta. Ripeto, il danno non è un problema. È il resto il problema. 7 milioni. Questo si deve ancora buffare.
Mi sa che questa è la seconda o la terza special. Bravo Vegeta, bravo. Anzi, mi sa che questa è la quarta. Potrebbe essere. Quindi mi sa che dopo abbiamo quasi il turno finale per Vegeta. Qui Ghost assolutamente. 2,65, vabbè, Vegeta, Int, quando avrà Lezza, The God, ma non ci interessa. Per renderli decenti serve un setup della Madonna, perché 7 attacchi, ok che negli eventi difficili te li fanno un sacco di attacchi. Il problema è che in quei 7 attacchi potresti pure morirci. Non faccio quel doc. Pure gli Ezza sono scarsi, non lo so, non li ho provati. Se non li provo non posso dire nulla. Guarda, gli avessero messo a sto Goku 50% di DDR, andava benissimo. Con la def che si ritrovava, ok che non tankava tutto al 100%, però 50% di DDR era tanta roba. Con un post special pure era Cristo. Però hanno deciso di farli, no? Vai, lasciate sta che Goku c'ha 660.000 def, ma quello è un altro discorso. Allora, vediamo un po'. Facciamo così, così. Vegeta dovrebbe essere, credo, questa l'ultima special. Certo che tira 5 special, è un bel po' pesante come cosa. 11 milioni. Ma è Goku, una volta forse tappato, sta oltre i 10 milioni. Che noi non fa schifo, col buffer. Che sicuramente non fa schifo. Vegeta 7,9, ok. Mi sa che questo è l'ultimo. 8,3, ok. Quindi mo col buffer in turno starà sui 9 milioni pure lui, 9-10 milioni. Mo se riesco a skippare il turno dopo non shottarlo, potremmo vedere Vegeta alla massima potenza. Vediamo. Poi sono i personaggi che sono anche quelli che sponsorizzano la campagna, la statistica inferiore rispetto agli altri VG, addirittura stanno anche sotto a Crona, anche Vegeta 64, che è di 2 anni fa. Non ti so dire, ripeto, non lavoro per il marketing di Docker. Non so perché i personaggi di Heroes gli stanno sul cazzo, boh. No, l'Imperma 12. Vediamo se non riesco a shottare, se riesco a shottare, buon animo. Mi sa di sì. E 7. La vedo abbastanza grigia. Vabbè, la mia solita fortuna. I danni li abbiamo visti, per carità. Stanno tutti e due alla fin fine, forse da pari sui 10 milioni. Ma ripeto, il problema non è l'attacco, ma la difesa. Però sono carini.